Allora, io sono il dottor Luca Innocenzi, sono uno psicologo psicoterapeuta, mi sono specializzato a studi cognitivi a San Benedetto e la dottoressa Clarice Mezzaluna è la direttrice che ha avuto la pazienza di sopportarmi per 4 anni. Io adesso lavoro come psicoterapeuta qui alla sede di studi cognitivi dell'Aquila, nel mio studio privato e lavoro al centro per l'autismo qui all'Aquila. Questa sera parleremo delle preoccupazioni che generano sconforto. Quindi, quando partendo da un vissuto di ansia sperimentiamo tristezza. Quindi, stiamo parlando di due emozioni. Sono due emozioni che caratterizzano la maggior parte dei disturbi psicologici. E l'ansia e la tristezza non sono patologie, ma solo emozioni. Provare ansia, quindi, non significa avere un disturbo d'ansia, come provare tristezza non significa soffrire di depressione. Andiamo a vedere un po' cosa sono quindi le emozioni. Le emozioni sono dei segnali per rispondere agli stimoli che provengono dall'esterno. L'esempio più classico è quello della reazione attacco-fuga. Se vogliamo fare un esempio pratico, possiamo pensare a quando ci troviamo in una situazione, di pericolo, quindi casomai ci troviamo di fronte a un animale pericoloso che, sembra ci voglia attaccare, a quel punto noi penseremo che siamo in pericolo. In seguito a questo pensiero proveremo, un'emozione di paura. La paura in questo caso ci predispone per una fuga il più efficace possibile. Ok? Oltre a questo, sono anche dei segnali che ci aiutano a individuare i nostri scopi personali. Quindi, ogni emozione si può riferire a uno scopo. Se prendiamo esempio, la felicità, noi proviamo felicità quando un nostro obiettivo probabilmente si è realizzato o è in fase di realizzazione. Al contrario, possiamo provare tristezza nel momento in cui l'obiettivo è fallito, o possiamo provare ansia quando per qualche motivo stiamo valutando che un obiettivo futuro è minacciato da qualcosa. Potrebbe essere minacciato da eventi esterni, oppure potremmo sentirci noi poco in grado di raggiungerlo. Quindi tutte le emozioni hanno una componente cognitiva, quindi significa che sono precedute da un pensiero. Quindi io prima di provare ansia, penserò che probabilmente, come dicevo prima, non sono in grado di ottenere quello che voglio, oppure che c'è un pericolo che mi ostacola. Hanno una componente fisiologica, quindi il corpo si predispone a rispondere agli stimoli esterni, una componente espressiva e motoria. Queste servono per comunicare che tipo di emozione sto provando. Espressivo, probabilmente i tratti del volto. A livello motorio, se pensiamo alla tristezza, probabilmente avremo una postura rigida con poca energia. E poi, vabbè, chiaramente ogni emozione ha il suo aspetto espressivo e motorio. Non sono né negative né positive, visto che hanno tutte una funzione rispetto all'adattamento. Sembra un'affermazione un po' strana perché tutti è capitato di sperimentare delle emozioni poco piacevoli e quindi in quei casi siamo portati a valutarle in maniera negativa, ma non possono essere negative in quanto hanno una funzione. Tuttavia è positivo possedere delle emozioni proprio per tutti questi motivi che abbiamo visto. E inoltre influiscono sul comportamento. Qui vi ho messo una raccolta di opinioni comuni sulle emozioni. Adesso ve le vorrei leggere una ad una e vi chiedo di fare attenzione se per caso qualcuna di queste opinioni in qualche modo fa parte di voi. Ok, quindi andiamo dalla prima. Per ogni situazione c'è un modo giusto di sentirsi. Ad ogni evento
corrisponde un'emozione precisa. Le emozioni sono incontrollabili. Le emozioni devono essere tenute sotto controllo. Se non si controllano le emozioni, si possono combinare guai seri. Gli altri possono meglio di me stabilire ciò che provo. Se mostro ciò che provo, sono un debole. Le emozioni negative sono distruttive. Le emozioni non servono a niente. Provare emozioni è stupido. Se gli altri mi dicono che ciò che provo è sbagliato, allora non dovrei provarlo. Se provo un'emozione, ho ragione di provarla. Spesso ci emozioniamo senza motivo. Ora, quando sono opinioni, tutto sommato non ci creano grossi problemi. Se invece diventano credenze, allora la cosa cambia. Infatti, è proprio quando si trasformano in credenze che possono essere genesi o mantenimento di disturbi. Ad esempio, se io credo che le emozioni sono incontrollabili da 0 a 10, 2, non avrò molta paura delle emozioni. Se invece credo da 0 a 10 che siano incontrollabili 10, probabilmente inizierò a temerle. Oltretutto, le emozioni hanno due dimensioni, l'intensità e la durata. Se l'emozione inizia ad avere un'intensità eccessiva o una durata che va al di là di un tempo, fra virgolette, normale, allora potrebbero iniziare a crearci problemi e a diventare qualcosa di simile a un disturbo. Iniziamo a vedere l'emozione dell'ansia. Dietro a questa emozione c'è un significato che è una preoccupazione rispetto a qualcosa e minaccia un nostro obiettivo, già l'abbiamo visto prima. A livello fisico può determinare un aumento della pressione, della tachicardia, sudorazione o alle vertigini. C'è una fonte delle nostre ansie e spesso è qualcosa che non si conosce, è imprevedibile, è incontrollabile e poco rappresentato. E al tempo stesso il giusto grado ci rende più performanti. Sembrerà strano, soprattutto questo aspetto, perché siamo portati a sentire frasi del tipo «No, sai, l'ansia e la paura ti bloccano». In parte è vero, ma dipende dalla quantità di ansia che stiamo provando. Infatti hanno fatto degli studi, soprattutto nella psicologia dello sport, in cui hanno visto che a determinati livelli di ansia corrisponde un aumento della performance. Al di là poi di quella soglia, è vero, subentra una sorta di handicap rispetto alla prestazione che decade. Questa è una vignetta che dovrebbe ritrarre me, in cui sto sperimentando ansia. Come vedete, all'interno del fumetto c'è l'aspetto cognitivo, ovvero cioè quello che sto pensando prima di provare ansia. In questo caso è un'ansia che probabilmente avrò sperimentato qualche giorno prima del webinar, anzi il giorno prima, perché dice domani potrei fare una figuraccia durante il webinar. Quindi all'interno di questo mio contenuto cognitivo c'è anche espresso quello che è un mio obiettivo che vedo minacciato, ovvero quello di fare una bella figura durante il webinar. E vi faccio notare che il tempo è rivolto al futuro. Come vi dicevo prima, l'emozione di ansia si rivolge verso qualcosa che ancora deve accadere. Poi per il resto potete notare appunto l'espressione e la postura che vanno a indicare proprio uno stato ansioso. Dunque, veniamo a alcuni aspetti, alcuni contenuti cognitivi che caratterizzano l'ansia rispetto agli obiettivi. Possono essere obiettivi di tipo prestazionale e quindi potrei pensare cose del tipo potrei sbagliare, oppure obiettivi rispetto all'accettazione, potrei essere rifiutato. Obiettivi di riconoscimento sociale,
potrebbero ridere di me. O di tipo fisiologico, potrei sentirmi in prigione. Ora, qui vi ho messo in questa slide i criteri diagnostici del disturbo d'ansia generalizzata secondo il DSM-5. Io oggi non voglio solamente parlare di questo disturbo, ma l'ho fatto semplicemente per sottolineare la differenza che c'è fra un'emozione di ansia e un disturbo d'ansia a livello patologico. Adesso leggeremo tutti i criteri e vi faccio notare come si parla di ansia soltanto nelle prime parole del primo punto. Infatti troviamo eccessiva ansia e preoccupazione che si manifestano per la maggior parte dei giorni per almeno, adesso non vedo la slide perché c'è la finestrella, però dovrebbe essere per almeno 30 o 60 giorni relativa a una quantità di eventi o di attività. L'individuo ha difficoltà nel controllare le preoccupazioni. L'ansia e la preoccupazione sono associate a tre o più dei seguenti sintomi che devono essere presenti quasi tutti i giorni per gli ultimi 6 mesi e sono irrequietezza o sentirsi tesi, facilità di affaticamento, difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare, alterazioni del sonno. L'ansia, la preoccupazione o i sintomi fisici causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. La condizione non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o di altra condizione medica. Il disturbo non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale. Ora, tanto che abbiamo vi ho annoiato elencandovi tutto il disturbo d'ansia generalizzata, colgo l'occasione per raccontarvi questa curiosità rispetto al worry, cioè al rimuginio. Questa che vi ho fatto vedere è la traduzione italiana del disturbo, ma quella originale in inglese. E all'inizio si parla di worry, che è stato tradotto come preoccupazione, ma sarebbe stato più corretto tradurlo con il termine rimuginio. Infatti il termine italiano rimuginio suggerisce espressivamente quella che è la caratteristica fondamentale di questo fenomeno clinico, della sua ripetitività e la sua capacità pervasiva di occupare lo spazio mentale. Il termine preoccupazione invece è certamente meno espressivo. È un semplice sinonimo che sembra indicare un grado meno severo di ansia. Per farvi capire meglio cos'è il rimuginio è proprio uno stile di pensiero povero di dettagli, molto ripetitivo. È quella cosa che facciamo quando siamo preoccupati, come fra noi e noi iniziamo a pensare, chissà se domani ce la faccio, però potrebbe essere molto difficile, chissà se riuscirò a fronteggiare. E questo fenomeno, questo stile di pensiero non fa altro che sicuramente mantiene il disturbo e in parte potrebbe averlo anche generato. Ora iniziamo a vedere la tristezza. Quindi ha un significato, cioè la perdita di qualcosa per noi importante. A livello fisico possiamo notare una postura di chiusura, ricurva su di sé, una fronte corrugata, labbra all'ingiù, sguardo perso nel vuoto. Poi abbiamo a livello comportamentale delle crisi di pianto, catatonia o inappetenza. E le conseguenze potrebbero essere una mancanza di interesse, senso di sfiducia e senso di fatica. Quando si cristallizza, allora possiamo iniziare a parlare di depressione. Quindi la tristezza è uno stato transitorio, ma se diventa persistente può scaturire in uno stato patologico, definito depressione. Le due non sono interscambiabili e perciò non vanno confuse. La depressione, infatti, porta ad avere una visione negativa di sé, degli altri e del mondo.
si tratta di un disturbo che necessita di un piano di trattamento psicoterapico e farmacologico. Quindi questo ci riporta a quello che vi ho fatto vedere all'inizio sulle dimensioni di intensità e durata. Ok, quindi quando proviamo tristezza per un tempo eccessivo, allora possiamo iniziare a parlare di umore depresso. Questo sono sempre io, in un'ipotetica situazione che speriamo non accada, in cui ho fatto una figuraccia durante il webinar. Questo sono io in un futuro tipo domani, ok? In cui sempre c'è un contenuto cognitivo, in cui fra me e me penso, ieri ho fatto una figuraccia durante il webinar. Ho un'espressione chiaramente triste perché piango, in pianto probabilmente sarebbe più corretto metterlo fra i comportamenti legati alla tristezza, e ho una postura dove appunto non ho la forza di tenere le braccia alzate, cioè sono in ginocchio, e vi faccio notare anche qui il tempo verbale si riferisce al passato. Ieri ho fatto una figuraccia durante il webinar, ok? Vediamo alcuni contenuti cognitivi rispetto alla tristezza. Ho fallito, non c'è più niente da fare, nessuno mi vuole, sono senza speranza, nulla senso. Qui, come per il disturbo d'ansia, vi ho messo i criteri per un episodio depressivo maggiore, sempre per sottolineare la differenza che c'è fra tristezza e un disturbo psicopatologico. Quindi la caratteristica essenziale nell'episodio depressivo maggiore è un periodo di almeno, sempre qui lo stesso problema che non vedo, di 60 giorni, credo, di 2 settimane, scusate, durante il quale è presente depressione dell'umore o perdita di interesse o di piacere per quasi tutte le attività. Nei bambini e negli adolescenti l'umore può essere irritabile anziché triste. L'individuo deve anche presentare almeno altri 4 sintomi di una lista che includa alterazioni dell'appetito o del peso, alterazioni del sonno, rallentamento o agitazione dell'attività psicomotoria, ridotta energia o faticabilità, sentimenti di svalutazione o di colpa, difficoltà a pensare, concentrarsi o prendere decisioni. Ancora, ricorrenti pensieri di morte o ideazione suicidaria, pianificazioni o tentativi di suicidio. Un sintomo per condurre una diagnosi di episodio depressivo maggiore deve essere di nuova comparsa o nettamente peggiorato rispetto allo stato premorboso del soggetto. E non è finita qui, infatti abbiamo anche altri criteri. I sintomi devono causare disagio clinicamente significativo, o compromissione della sfera sociale, lavorativa o di altre aree importanti. I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o di una condizione medica generale. Assenza in anamnesi di episodi maniacali o ipomaniacali. La depressione e il lutto si distinguono clinicamente, spesso nel lutto c'è vuoto e perdita, ma non l'assenza di reattività dell'umore o di piacere che troviamo nel disturbo depressivo maggiore. Quindi, ricapitolando, le emozioni guidano il comportamento al fine di raggiungere i nostri scopi ed è importante definire le emozioni che stiamo provando in uno stato di attivazione, così da poterle utilizzare per raggiungere l'obiettivo personale. Ora entriamo un po' più nel merito dell'argomento del webinar. Lo facciamo vedendo quello che accade nelle prime fasi della terapia. Allora, ogni colloquio inizia con il racconto di un problema. Quindi noi probabilmente chiederemo al paziente qual è il suo problema. E lui comincerà a descrivere la propria sofferenza attraverso o la descrizione di stati d'animo. Quindi soffro molto di ansia, è tanto tempo e sono molto triste. O anche, visto che ci sono tante altre emozioni con cui lavoriamo in terapia, spesso sono arrabbiato, ho sentimenti di colpa, spesso provo un'eccessiva vergogna. Andando avanti, potrebbe
portarci una serie di episodi più o meno sfavorevoli. Ad esempio, vi anticipo il caso che vedremo fra poco, ci potrebbero raccontare che uno studente universitario non riesce più a sostenere gli esami perché quando arriva il suo turno non ce la fa più e deve scappare. Oppure ci potrebbero parlare di relazioni problematiche che intrattiene con alcune figure di riferimento presenti o passate. Quindi ci potrebbe dire che ha difficoltà a relazionarsi con i genitori perché spesso ha delle reazioni eccessive di rabbia e quindi si trova a lanciare oggetti. Oppure ci potrebbero parlare di difficoltà relazionali con il proprio partner. Quindi nella prima fase della terapia l'obiettivo che ci diamo inizialmente è quello di individuare lo stato emotivo predominante. Utilizziamo una sorta di bussola del pensiero negativo e cerchiamo di orientarci verso la tristezza o la preoccupazione, non perché, come abbiamo detto, siano le uniche emozioni che caratterizzano le difficoltà dei nostri pazienti, ma è un modo per fare una prima scrematura e ci aiuta a orientarci verso quella che potrebbe essere la problematica. Quindi il terapeuta cognitivo fin dall'inizio segue questa sua direzione preferenziale e incoraggia il paziente a fare attenzione ai suoi pensieri che lo avvicinano agli stati d'animo o di preoccupazione o di tristezza. Ciò non vuol dire che diamo delle diagnosi così soltanto perché ci hanno raccontato un vissuto di tristezza, non gli appiccichiamo l'etichetta di depressione. Quindi i pensieri consapevoli e coscienti possono portare il paziente a valutare in modo depressivo, dando valutazioni globalmente e irrimediabilmente negative delle situazioni e quindi essere tristi, o in maniera ansiosa, quindi facendo previsioni negative e catastrofiche della piega degli eventi, delle situazioni, degli scenari, e ciò genera preoccupazione o ansia. Quindi, quando il paziente ci racconta di avere molta ansia o molta tristezza, tutto è molto semplice, ok? Quindi ci orientiamo abbastanza facilmente verso una delle due emozioni. Capitano però delle situazioni in cui sono presenti entrambe le emozioni. Come ci comportiamo in questi casi? Allora, questo è l'esempio di cui vi parlavo prima, dello studente universitario che non riesce a sostenere gli esami. Nella prima vignetta vediamo un ipotetico assistente che chiama il turno dello studente, il quale, una volta sentito il suo nome, pensa che verrà bocciato sicuramente e che farà una figuraccia e valuta che forse è meglio andare via. Nell'ultima vignetta lo vediamo che, tornato a casa, è lì che piange pensando che solo un debole come me si può far prendere dalla paura per un esame e che è destinato a fallire sempre. Quindi cosa facciamo? Chiediamo al paziente di raccontarci cosa è accaduto, cosa ha pensato e quale emozione ha provato l'ultima volta che è scappato prima dell'esame. E lo facciamo grosso modo in questa sequenza descritta dal fumetto. Quindi c'è il paziente in terapia che ci racconta che non riesce a sostenere gli esami perché quando si avvicina il suo turno lui scappa. Noi a quel punto chiediamo: l'ultima volta che le è capitato, cosa ha pensato un attimo prima di scappare? E lui ci racconta che sicuramente avrei fatto una figuraccia e sarei stato bocciato. Ora noi chiediamo cosa ha provato quando ha pensato questo e lui ci riporta tanta ansia. Quindi a prima vista è un problema che riguarda l'ansia. Eppure nel suo volto vediamo molta tristezza
quando racconta l'accaduto. E eravamo partiti appunto dall'ansia. Come mai? Cosa sta accadendo? Allora, noi in questo caso dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo essere scrupolosi e indagare se il paziente sta valutando la sua emozione di ansia con una di quelle credenze che vi ho fatto vedere all'inizio del webinar. Vi dirò di più, dobbiamo essere così scrupolosi da indagare anche se non notiamo nessun segno di tristezza. Perché? Dopo vedremo il perché. Intanto vediamo le domande da porre. Quindi noi chiederemo o cosa ha pensato dopo aver provato quell'emozione. O in alternativa, se non è riuscito a verbalizzare l'emozione che ha provato, ci possiamo riferire al comportamento che conseguenza di quell'emozione e quindi cosa ha pensato dopo aver evitato di andare all'esame. E lo facciamo in questo modo. Quindi, cosa ha pensato dopo aver provato quell'emozione? E lui ci risponderà che solo un debole come me si può far prendere dall'ansia per un esame. E quindi andiamo a indagare se lui ha fatto qualche valutazione, chiedendo proprio quando pensa questa cosa, come la fa sentire, e lui ci dirà che si sentirà estremamente triste. Quindi, quando vengono vissute delle esperienze di preoccupazione verso un obiettivo personale, è possibile sperimentare un'attivazione emotiva di tipo ansiosa che ostacola il suo raggiungimento. In questo caso, l'eccessiva ansia mi ha impedito di sostenere l'esame che probabilmente era il mio obiettivo. Se questo tipo di reazione emotiva viene valutata come un segno di fragilità o debolezza, possiamo ipotizzare che oltre allo stato iniziale di ansia si andrà ad aggiungere un'emozione di tristezza. E quindi, anche se quello che inizialmente non ci stava aiutando erano le nostre preoccupazioni, la tristezza che si è venuta a generare diventa quel punto il primo problema sul quale bisogna intervenire prima di poter gestire l'ansia. Come facciamo? Attraverso l'utilizzo di tecniche di monitoraggio è possibile elicitare i pensieri che generano gli stati ansiosi e allo stesso tempo le valutazioni che facciamo su di essi, che ci conducono alla tristezza, permettendo di fare ordine e avere una situazione più chiara di cosa ci sta accadendo. Ora, perché partiamo proprio dalla tristezza? Siamo partiti dall'ansia, ma è questa emozione dovuta alle nostre valutazioni, ai nostri giudizi, che in qualche modo andrebbe a bloccare il processo terapeutico. Quindi non c'è lavoro che potremmo fare rispetto all'ansia, perché sarebbe totalmente inefficace fin quando non lavoriamo sulla tristezza. Ora, vi ho detto che possiamo utilizzare delle tecniche di monitoraggio. Vediamo la tecnica di monitoraggio per eccellenza che utilizziamo in psicoterapia, cioè gli ABC. Gli ABC sono molto semplici. Noi creiamo uno schemino con tre colonne, che denominiamo appunto A, B e C, all'interno delle quali metteremo determinati contenuti. Nel primo mettiamo le situazioni, ok? Quindi nel nostro caso mettiamo quello che poi dal punto di vista del paziente è successo, cioè vengo chiamato dal professore. Nella seconda colonna mettiamo i pensieri, le cognizioni o le valutazioni. E quindi il suo pensiero iniziale è stato che sicuramente verrò bocciato e farò una figuraccia. Nell'ultimo mettiamo l'emozione e il comportamento che ne deriva. Ok? Ora, se vogliamo valutare, vogliamo indagare se ci sono dei giudizi rispetto a queste emozioni,
creiamo un nuovo ABC secondario, ok? Dove invece di mettere una situazione, ripartiamo in questo caso dall'ansia, cioè dall'emozione oggetto di valutazione. Nella casella dei pensieri mettiamo la valutazione che fa su questa emozione, cioè che solo un debole come me si può far prendere dall'ansia, e alla fine nell'ultima casella, come al solito, l'emozione provata, ovvero la tristezza. Ora, perché utilizziamo gli ABC? Per molti motivi. Intanto per noi stessi, perché ci permette di mettere in ordine quello che ci viene raccontato attraverso uno schema. Adesso ho semplificato molto il racconto del paziente, ma in terapia spesso e volentieri i racconti che ci fanno sono molto confusi e quindi noi abbiamo bisogno di far chiarezza per poter aiutare il paziente. Attraverso questo metodo di schematizzazione diventa tutto più lineare. Inoltre ci permette di dare una restituzione chiara e semplice al paziente, perché nel momento in cui diventa chiaro e lineare per me, io posso far vedere al paziente cosa è successo, cosa è accaduto. Cioè, tu in quella situazione hai pensato questo, hai provato quest'altro e hai agito in quest'altro modo. E appunto, questo è quello che ho appena detto, aiuta a capire il collegamento che c'è fra i pensieri, le emozioni e i comportamenti. Inoltre, la linearità degli eventi, che si va a sostituire alla confusione con la quale il paziente è arrivato in seduta, conferisce molta, molta tranquillità. Potremmo quasi dire che è un primo atto terapeutico nei confronti del paziente. Quindi, come dicevo, è bene intervenire sulla tristezza. Quindi la tristezza in questo caso che cos'è? È la diretta conseguenza delle valutazioni o dei giudizi rispetto all'emozione iniziale di ansia che ha portato il paziente a scappare. Se interveniamo sulle valutazioni otterremo un cambiamento. Come possiamo farlo? Esistono molti modi. Noi disponiamo di molte tecniche. E non ce n'è una più corretta. Io qua vi ho portato tre esempi, ma possiamo utilizzare anche altre metodologie. Semplicemente le scegliamo in base a come siamo fatti noi, quali sentiamo più adatte, più idonee, e anche in base al tipo di paziente che abbiamo davanti. Allora, come prima tecnica di intervento potremmo disputare le credenze, in questo caso le valutazioni, quindi chiedergli: dove è scritto che provare ansia è segno di debolezza? Ok? Un altro modo di intervenire potrebbe essere l'utilizzo dell'ACT, che è un metodo di intervento di terza ondata che insegna a gestire in maniera più funzionale le emozioni accettandole per quello che sono e vivendole come tollerabili. Infatti capita spesso che queste situazioni ci vengono descritte come intollerabili. Allora, se noi aiutiamo il paziente a valutare la situazione come sì, estremamente fastidiosa o spiacevole, ma tollerabile, vediamo che il suo vissuto emotivo si abbassa notevolmente. Infine, e questo ve ne parlerò un po' più nel dettaglio, un addestramento alla mindfulness. Ora, non so se ho fatto bene utilizzare il termine addestrare, mi sembra un po' forte, ma io la intendo un po' come una filosofia di vita, come un qualcosa al quale ci dobbiamo abituare, anche perché è una filosofia di vita orientale e noi occidentali, almeno all'inizio, facciamo molta difficoltà. Però è quella che mi piace di più in una situazione del genere, per questi motivi, cioè per i suoi principi base. Il primo è che la mindfulness insegna a vivere nel qui ed ora, momento per momento,
Cioè, significa vivere il presente. E come abbiamo visto, il contenuto dei giudizi che ci portano a valutarci in maniera svalutante sono rivolti a qualcosa che abbiamo fatto nel passato. Essere concentrati sul qui ed ora ci impedisce di fare valutazioni rivolte al passato. E vale lo stesso principio inverso per le preoccupazioni che ci fanno provare ansia. Perché la differenza è che l'oggetto delle nostre preoccupazioni è rivolto in un futuro prossimo. Ma l'aspetto che penso sia ancora più utile è che sviluppare la capa è quello di sviluppare la capacità di vedere il mondo in maniera oggettiva, quindi di eliminare i giudizi e di considerare gli eventi per quello che sono, cioè né positivi né negativi. È come se dovessimo fare una telecronaca degli accadimenti. Quindi, nel nostro caso, potremmo semplicemente ripensare a quello accaduto come: ok, io ieri sono andato a fare l'esame, il professore mi ha chiamato, ho provato ansia e sono scappato. Come vedete, in questo caso non c'è né nessun tipo di valutazione. Sto solo raccontando in maniera oggettiva quello che è accaduto. Quindi, se riesco ad accettare quello che è accaduto astenendomi dal giudizio, la tristezza che mi sta attanagliando in teoria dovrebbe sparire. E con questa slide concludiamo. Vi presento un po' quelli che sono i servizi che svolgiamo qui a Studi Cognitivi L'Aquila, quindi valutazioni psicodiagnostiche, trattamenti di disturbi d'ansia, trattamenti di disturbi dell'umore, alimentari e di personalità. Vi lascio un attimo su questa pagina per prendere i nostri contatti. E colgo l'occasione per presentarvi il prossimo webinar, Ansia in gravidanza, che è tenuto dalla nostra collega dell'Aquila, dottoressa Federica Loisio, giovedì prossimo alle 18. Con questo possiamo dare il via alle domande. Sì, Luca, ne sono già arrivate diverse. Ho dato una letta, sono molto interessanti. C'è Sara che chiede: cosa distingue il rimuginio dal pensiero intrusivo? Ok, allora non c'è proprio una distinzione netta, nel senso che anche il rimuginio potrebbe anche essere un pensiero intrusivo, perché non sappiamo quando inizia il rimuginio, potrebbe partire anche così dal nulla. Il rimuginio, non so se serve rispiegarlo, comunque è uno stile di pensiero molto poco dettagliato ed è molto ripetitivo e non ci porta solitamente a nulla. I pensieri intrusivi, invece, sono dei pensieri che a partire da dei trigger, quindi da qualche situazione, si insinuano e poi, chiaramente, come abbiamo visto, il pensiero ci porta a seconda del tipo del contenuto di pensiero, poi sperimenteremo un'emozione. Ok? Allora, Luca, proseguo. C'è Gloria che chiede com'è collegata l'ansia al disturbo evitante di personalità. Ok. Dunque, l'ansia sicuramente, come dicevamo all'inizio, caratterizza questo tipo di disturbo. Nel disturbo evitante personalità, sicuramente io proverò ansia per
rispetto a quelle situazioni che mi spaventano e che tenterò di evitare. Ok? Ok, allora proseguo. Se ci sono altre indicazioni, suggerimenti da dare, poi io li leggerò in chat. Allora c'è Daniela, la maestra Daniela, che ti chiede, ti dice: sono un insegnante di scuola dell'infanzia. Vorrei chiederti come aiutare i bambini a superare l'ansia. A scuola ho un bambino che davanti alle novità si agita e piange. Ok, allora sicuramente si potrebbe iniziare facendo quello che ho fatto io all'inizio del webinar, una sorta di psicoeducazione. Casomai non solo sull'ansia o sulla tristezza come ho fatto io, ma una psicoeducazione a 360 gradi. Quindi spiegare il collegamento che c'è fra i pensieri e le emozioni e sull'utilità che hanno le emozioni, perché proviamo le emozioni, e tutto questo crea una sorta di normalizzazione, quindi tenderò a vedere, non avrò più paura delle emozioni. Quando mi fanno il non conosciuto fa paura, se io apprendo come funziona, a cosa servono le mie emozioni, sicuramente riuscirò a gestire. E in questo caso, ecco, poi in più in particolare rispetto all'ansia, fargli presente che proviamo ansia quando c'è un obiettivo che riteniamo minacciato. Ok? Anche se sono bambini non c'è differenza. Luca, continuo. C'è una puntualizzazione, un farci notare da parte di Valentina che mantenere un atteggiamento distaccato ed oggettivo nei confronti di una circostanza spiacevole, non è contro natura. Mi sembra una forzatura. Ok, mi sembra un'affermazione che potremmo aggiungere fra quelle che ho fatto vedere all'inizio, cioè opinioni o credenze rispetto alle emozioni. Appunto, mi sembra come molto simile a quelle che abbiamo visto, come il tipo in determinati momenti devo controllare la mia emozione, devo farmi vedere sempre forte. È chiaro che se questa cosa fa parte di me, nei momenti in cui non riesco, allora pagherò un prezzo molto caro. E è una forzatura, non so che dire. Ripeto, dobbiamo imparare ad accettare le nostre emozioni. Non sempre possiamo, anche se ci piacerebbe mostrarci distaccati e freddi, questo non sempre è possibile. Ok, proseguo. C'è Gloria che ci chiede nuovamente se è possibile ricevere le slide. E, sì, il tempo di sistemarle. Comunque, questo è un argomento già trattato all'inizio del corso, poi magari facciamo una puntualizzazione al riguardo. E c'è Immacolata che ti chiede di tornare brevemente sulle tecniche di monitoraggio. Ok, di tornare sugli ABC, quindi di chiarire meglio come funzionano, capito bene? Sì, Ok, esatto. allora, riprendo direttamente la slide. Allora, eliminiamo il grafico, il secondo grafico, ok? Quello secondario. La tecnica di monitoraggio e l'ABC funziona così. Alla fine è solo estremamente schematico, non c'è nulla di così severo, di così rigido, è semplicemente un modo che si utilizza in maniera condivisa, in modo che possiamo anche parlarne con altri professionisti,
e che comunque utilizziamo per fare una distinzione, per far vedere al paziente che in una determinata situazione A io avrò un pensiero B che mi genera un'emozione C. Ok? Quindi è molto utile per capire questa connessione. A volte, quando la spieghiamo ai nostri pazienti, non sempre è immediato il passaggio fra B e C. Ok? Quindi in quei casi cerchiamo di partire chiaramente dalla situazione e chiediamo quale emozione ha provato. Questo perché? Perché l'emozione, avendo un vissuto anche fisiologico, è difficile, riusciamo a ignorarlo, ok? Quindi probabilmente sarà più facile da individuare e la mettiamo nella casella C, quella delle emozioni. A quel punto agiamo al ritroso, chiediamo cosa ha pensato un attimo prima di provare quell'emozione e l'aiutiamo un po' alla volta a elicitare i pensieri. Ok? Luca, posso aggiungere una cosa, no? Rispetto all'ABC, non è che solo i nostri pazienti lo fanno, ma l'ABC ci permette di riconoscere le nostre emozioni e quindi ci fa sentire meglio, no? Incontro un signore per strada e sperimento un senso di imbarazzo e allora diciamo che la situazione la è incontro un signore per strada, l'emozione che io provo è imbarazzo, oppure se siamo col tema di oggi sento ansia. E allora mi dovrò chiedere come mai, che cos'è che mi determina ansia? Magari perché quel signore ha un fare minaccioso. E questo mi permette di individuare quali sono, qual è il vissuto, qual è il mio punto di vista, la mia credenza che mi fa sperimentare ansia. Quindi diciamo che l'ABC ci permette di capire meglio quello che noi sperimentiamo, anche se a volte no, non ce l'abbiamo del tutto chiaro. Mi sento in ansia e non capisco perché, ma poi se ci vado a pensare bene è perché ho paura di fare una brutta figura, è perché non mi sento all'altezza, perché non ce la farò mai, quindi non ce la farò mai ad affrontare quella cosa, oppure perché mi sono trovata in quella situazione e quella situazione mi ha determinato sicuramente disagio che io adesso ho paura di risperimentare. Che ne so, faccio un incidente stradale, ripasso in una curva della strada che faccio sempre, quindi quando ritorno a passare in quella strada magari sperimento una sensazione di ansia. Questa è collegata con un'esperienza passata e se mi fermo, ma come mai? Che cosa mi sta succedendo? E allora magari mi ricordo che una volta passando in quella strada ho avuto un incidente. Quindi l'ABC ci orienta tutti i giorni, non solo nella pratica clinica, ma ci aiuta un po' a essere in contatto con le nostre emozioni. Questo volevo dire, mi piaceva dirlo. Hai fatto benissimo e mi ricollego anche sull'aspetto degli scopi, quanto ci aiuta a capire quali sono i nostri scopi e quali sono dovuti a una motivazione interna o quali a una motivazione più esterna. E spesso vedo pazienti che inseguono degli obiettivi, dei traguardi che in realtà non sono loro, che non sentono come propri. Attraverso l'ABC invece, quindi attraverso quando capiamo e quali sono i nostri reali obiettivi, noi gli consegniamo una bussola che gli permette di capire quello che è più importante. Ok, ci sono altre domande? Sì, proseguo. Allora, c'è Paola che ci chiede come si fa a riconoscere la tristezza quando è nascosta da qualche altra emozione.
Ok. Allora, sicuramente mi spiace, ne abbiamo appena parlato, ma con gli ABC possiamo chiarirci la situazione, ok? Perché partiamo da una situazione, dall'emozione e vediamo cosa abbiamo pensato. E su una cosa possiamo essere sempre sicuri, cioè della coerenza fra il pensiero e l'emozione. Ok? Cioè se il contenuto cognitivo di un mio pensiero è di tipo una preoccupazione su quello che potrebbe accadere, io non proverò tristezza, proverò sicuramente qualcosa di molto del campo dell'ansia, ok? Quindi in parte possiamo farlo vedendo che tipo di il contenuto cognitivo. Come abbiamo detto all'inizio, le emozioni sono caratterizzate da diversi aspetti, fra i quali anche quello espressivo. Quindi, se notiamo delle espressioni, di tristezza oppure degli atteggiamenti, o dei comportamenti che ci fanno pensare alla tristezza, allora forse, è questo il caso. Allora, Luca, continuo. Sì. C'è Elena che chiede un chiarimento. Mi pareva di aver letto che in realtà nel processo neuropsicologico si verifica prima l'emozione e poi il pensiero, ma il collegamento pensiero-emozione risulta comunque molto efficace nella terapia con i pazienti. È corretto? Allora, questo tipo di studio, francamente, non lo conosco, devo essere sincero. Vi posso dire che sicuramente di solito c'è sempre un pensiero e poi un'emozione. Capita a volte, però, che i pensieri siano talmente rapidi o automatici che è difficile rendersene conto. Io credo che il pensiero a cui si riferiscano sia più che altro quello che abbiamo visto, cioè una valutazione rispetto a quello che ho provato. Ok? È chiaro che in una situazione di pericolo, se mi trovo di fronte a un leone, non ho bisogno di soffermarmi e sorseggiare un caffè e riflettere che forse sono in pericolo. Cioè, non avrò neanche il tempo di far scorrere il contenuto cognitivo che mi passa per la testa e là proverò subito paura e scapperò. Perché però? Perché quello è molto automatico, perché io so già a priori che una situazione del genere significa pericolo. Ok? Non so se Clarice, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questa considerazione. Però non ti sentiamo. Allora, no, in generale, in generale possiamo, concentrandoci un attimo su quello che ci sta succedendo, possiamo, accedere al pensiero che accompagna l'emozione, ma non sappiamo dire se l'emozione è prima del pensiero o se il pensiero, che ci determina l'emozione. Appunto, come dicevi tu, ci troviamo in quella condizione emotiva che è arrivato prima il pensiero, poi è arrivato prima l'emozione. Quello che sentiamo è sicuramente l'emozione che di fronte a un leone ci dice: dai, scappa, che quello forse non ha fatto cena. Però quindi sono d'accordo con te e sicuramente però alcune persone hanno difficoltà di individuare qual è il pensiero. Sono in ansia, oddio, ma quale pensiero ho fatto? Spesso abbiamo difficoltà a individuare qual è il pensiero che accompagna che accompagna l'emozione. Per esempio, se chiedi a una persona che cosa hai pensato prima dell'attacco di panico, normalmente ti risponde: non ho pensato niente, sono stato tanto male.
è difficile, come dire, individuare i pensieri talvolta o individuare l'emozione causata da quei pensieri. No, stavo pensando niente. Ma che emozione provavi? Ah, niente, non saprei. E poi invece con l'espressione del viso ti fa vedere che magari c'è un'espressione di paura oppure di tristezza o chissà cosa stai provando in questo momento e magari non te lo sa dire. Quindi prima il pensiero, prima l'emozione, insieme. Ok. E che facciamo? Ci sono altre domande? Direi di sì, dai. Sì, c'è Desiree che ti ha esposto un proprio dubbio. Scrive, sì. Nel ringraziare il dottor Luca per la professionalità, mi sorge il dubbio che tutto ciò che sta spiegando sia più indirizzato a voi psicologi, psicoterapeuti che a noi pazienti con patologie di depressione o ansia. O sbaglio? Perché non ci sono molte delucidazioni per uscire da questi problemi. O sbaglio? Posso rispondere io? Rispondo io per il dottor Luca. È proprio della terapia cognitivo-comportamentale, è una terapia che prevede un lavoro in una stanza dove ci sono due esperti, il cliente che è il maggiore esperto della propria vita e quindi conosce la propria esperienza e il terapeuta che è un esperto delle teorie della mente. Quindi tutto ciò che il terapeuta sa lo mette a disposizione del cliente. Quindi non c'è una differenza di sapere e non è se noi parliamo dell'ABC, non lo spieghiamo ai nostri allievi terapeuti o ai nostri colleghi. L'ABC noi lo condividiamo con i nostri clienti perché così veramente possiamo lavorare insieme e raggiungere superare la sofferenza e raggiungere un livello di padronanza rispetto alla vita, ma che si realizza insieme, cioè cliente e terapeuta. La lezione, il webinar di oggi l'avevamo pensato per raccontare un po' alle persone come funzioniamo rispetto all'ansia e rispetto alla depressione. Certo, c'è tanto altro da dire, però è proprio per tutti questo webinar, non per i colleghi terapeuti. Che ne pensi, Luca? Era così? Ho detto... Sono d'accordo e... Penso che questo possa comunque essere d'aiuto, cioè potrebbe essere anche un primo step terapeutico per poter avere un incipit, come per dire, oddio, forse mi sono riconosciuto in queste situazioni, anche a me accadono. E quindi niente, se poi qualcuno vuole approfondire, può farlo, ok? Potrebbe essere proprio un modo per capire se si trova di fronte a una di quelle situazioni, perché poi sono molto più comuni di quello che sembrano. Ok. Poi c'è una riflessione che Federica condivide con noi. Scrive, fa capire che la nostra emozione dipende dalla nostra interpretazione, ossia il B, e non dall'evento fino a se stesso, ossia A. Ottima considerazione, estremamente corretto, perché non sono le situazioni che determinano il vissuto, ma come le leggiamo. Sì, come le interpretiamo noi. Mi ricordo quell'esempio bellissimo che faceva Lorenzini di come una stessa scena, a seconda di chi viene vista, può essere interpretata in modi diversi. Mm-hmm. Sì, assolutamente, bravissima. E Luca, poi ce ne sono un altro paio di domande. Allora, Gabriella dice, quando, come detto dalla dottoressa, se il paziente, nonostante l'utilizzo dell'ABC, non riesce a collegare l'emozione ad un pensiero perché sente solo risposte viscerali di ansia, come possiamo agire? Vuoi che rispondo io? Ma io ci provo ad entrarmi una risposta. Intanto dovremmo un attimo avere il quadro più chiaro, ok?
Però in generale bisognerebbe, queste tecniche di monitoraggio si fanno all'inizio proprio per questo tipo di addestramento e quindi ci vorrebbe tanto tanto lavoro, casomai attraverso l'utilizzo delle metafore come abbiamo fatto adesso noi, e spiegarlo anche proprio così, anche solo dire guardate che in una situazione proviamo, pensiamo qualcosa e quindi poi proviamo un'emozione, potrebbe aiutare. Chiaro che se poi ci dovesse essere ancora delle difficoltà, penso che sì, tanto altro lavoro in questa direzione. Non so, Clarice, se vuoi dire altro, ma... Sì, ma che è normale, e soprattutto l'intensità dell'emozione talvolta non ci fa capire neanche per quale ragione, qual è la ragione per cui stiamo così male. Ma con confronti con altre situazioni, approfondendo con quella tecnica che noi chiamiamo di approfondimento, che chiamiamo laddering, che serve per un po' per capire che cosa ci ha portato fin là. Non è difficile, è proprio se ci fermiamo un momento con noi stessi, riusciamo comunque a capire che cosa ci governa e che cosa ci porta a quelle emozioni. Dobbiamo sempre ricordarci che le emozioni è quello che colora il nostro mondo, quindi non dobbiamo averne paura e dobbiamo assolutamente andarle a riconoscere. Non è difficile, no Luca? Si può fare, no? Certo. Finite le domande. Allora Luca, Desiree che ti ringrazia, ringrazio per avermi risposto. Il dottor Luca giustamente dice che si può approfondire il tutto, come e in che modalità? Allora io quando intendevo l'approfondimento, nel senso che adesso ho poco chiaro la situazione, ok? Quindi vorrei avere un quadro, cioè avrei bisogno di un colloquio per capire bene di cosa si tratta, che tipo di difficoltà sta incontrando, del perché non riesce a elicitare i suoi pensieri, anche casomai attraverso una storia di vita, avere più informazioni, ok? Questo intendevo quando dobbiamo approfondire un po' di più. E poi sì, come diceva Clarice, anche l'intensità dell'emozione può influire molto. Penso casomai a disturbi post-traumatici in cui il vissuto emotivo è talmente forte che riuscire ad accedere a quello che ho pensato in quei momenti è molto difficile. Però ecco, intendevo questo, dovremmo avere una conoscenza più approfondita del paziente per poter rispondere bene a questa domanda. Ok? Allora, proseguo, c'è una domanda più tecnica nella quale Monica chiede, volevo sapere se vengono svolti anche corsi di formazione per psicologi. Oddio, Clarice, forse ti chiedo aiuto perché non ti sentiamo, scusa, Clarice. Non è detto che in futuro potremmo fare dei corsi per psicologi. Quello, il nostro sforzo in questo momento è far conoscere la nostra attività clinica presso questo centro. Poi naturalmente valuteremo se fare un'attività per i nostri colleghi, però al momento facciamo attività. Scusate, io ho un telefono che suona. Per intanto, insomma, facciamo solo attività clinica. Non è escluso che in futuro su richiesta possiamo anche fare qualche corso di formazione. Continua a arrivare domande. Allora ci diamo uno stop, no? Sì. Allora, la depressione lieve
quanto si discosta da quella maggiore, qual è le differenze principali? È la severità del disturbo e la durata del disturbo. Però Luca stava giusto dicendo che la tristezza non è depressione. Lui oggi ha parlato di tristezza, non è depressione. La depressione maggiore è più severa e ha una durata più lunga. Ci sono altre tre domande, poi forse non so se è il caso di cessare, nel senso c'è... Cioè, sì. Può essere utile la tecnica ABC rivolta a paziente novantenne affetta da demenza senile, stadio iniziale, che crea ansia e depressione? Nel frattempo, grazie, in quanto da caregiver figlia comprendo che l'ABC è molto utile rivolgerlo a me stessa. Grazie. Giusto. Non so se forse almeno inizialmente potrebbe essere più indicato un lavoro di riabilitazione cognitiva. E comunque ecco, nei lavori sulla terza età credo che sia sempre opportuno fare una valutazione iniziale per poter calibrare il giusto tipo di intervento, perché trovandoci di fronte a persone che hanno una storia di vita importante, se li poniamo di fronte a delle situazioni eccessivamente semplici, possono sentirsi svalutati e al tempo stesso, se troppo difficoltosi, li potremmo portare a una frustrazione. Quindi non c'è una regola che dice l'ABC si può fare fino agli 89 e dai 90 in poi non è più indicato. Bisogna un attimo capire chi abbiamo davanti. Se la persona ci rendiamo conto che è in grado, comunque non può fargli del male. Però forse un po' di riabilitazione cognitiva potrebbe aiutare ulteriormente. Poi Luca, c'è Gabriella che intanto ti ringrazia per la risposta precedente e ti chiede, oltre le metafore, hai detto il nome di una seconda tecnica, ma si è sentito male? Adesso mi devo ricordare cosa ho detto. Era la risposta rispetto agli ABC, giusto? Quando casomai facciamo difficoltà a individuare i pensieri. Quindi ecco, provo a rispondere di nuovo, vediamo se mi ritorna in mente. Sì, le metafore, oppure... sicuramente non era una tecnica, ok? Era un qualche tipo di strategia da mettere in atto. Mi scuso tanto, ma proprio non mi ricordo, ma non era di certo una tecnica, okay? No, Gabriella suggerisce l'addering, ne ha parlato Clarice, ma là forse a quel punto andiamo a un livello eccessivo rispetto a questo webinar, poi là andremo troppo su un livello professionale e comunque non è una tecnica eccessivamente complessa per spiegarla in due parole, ok? Allora, ti ringraziano, leggo tanti messaggi di ringraziamento per la tua professionalità e chiarezza. Poi c'è un'ultimissima domanda in cui Aurelia chiede: mio marito sta attraversando una brutta depressione, è in cura psicoterapeutica e farmacologica, ma continua ad avere paura di pensare e fare, perché ha paura delle emozioni tutte, anche quelle belle. Ok, allora... come al solito dovremmo avere il quadro un po' più chiaro, però se è vero che nei disturbi di depressione così forti la terapia farmacologica
estremamente, non, no, più che estremamente è quasi fondamentale, altrettanto è indicato un percorso di psicoterapia. Non so il perché della paura delle emozioni nel caso specifico, ma come dicevamo prima, una buona psicoeducazione non può far altro che avvicinarci a conoscere le emozioni e quindi a averne meno paura. Le domande sono terminate, Luca, ci sono solo messaggi di ringraziamento e di complimenti per il lavoro svolto. Ringrazio tutti per l'attenzione, è stato un piacere, è stata una bellissima esperienza. Vi rinnovo l'appuntamento giovedì prossimo con la dottoressa Aloisio e faccio a tutti un saluto.